Presidente Deputato. Draghi, io l'ho ascoltata con molta attenzione. Devo dire che sono rimasto sorpreso dal fatto che lei non abbia fatto un minimo riferimento al Green Pass, mentre nelle sue precedenti venute qui in aula ne aveva fatto addirittura motivo di vanto e di orgoglio. Questa volta ha totalmente bypassato questo argomento. La cosa mi ha sorpreso perché io ricordo lei in conferenza stampa la prima volta nella quale presentò agli italiani questa genialata del Green Pass, in una delle rare volte in cui lei altissimo si abbassò a rispondere a quattro domande in croce di qualche giornalista. E per evitare di diciamo, fare errori, mi sono scritto la sua dichiarazione testuale. Il Green Pass è una misura con cui le persone possono continuare a fare le proprie attività con la garanzia, però, di ritrovarsi di fronte a persone che non siano contagiose. Allora, lei si rende conto di che colossale sciocchezza ha propinato agli italiani quando ha presentato il Green Pass, oppure no? C'è qualcuno in Italia che le abbia imputato questa responsabilità? Lo sa che senso di falsa sicurezza ha creato questa cosa nel paese? Potenzialmente, magari, quanti morti in più ci sono stati per come è stato presentato questo strumento del Green Pass? Se non lo sa, glielo dico io. Vergogna! Peccato che poi da allora ci sia stato il Green Pass Basic, con cui siamo partiti, poi c'è stato il Green Pass per i trasporti, il Green Pass sul lavoro, ricatto di Stato, ora il Super Green Pass. Ogni Green Pass smentisce quello precedente e ne conferma il fallimento, un po' come una persona impantanata nelle sabbie mobili che per provare a liberarsi si dimena sempre di più e finisce per affondare ancora sempre di più. Anche il Super Green Pass sarà l'ennesimo fallimento perché tutti gli indicatori salgono, tranne quello della fiducia nelle istituzioni che scende quando c'è il ricatto di Stato. Oggi, tra l'altro, lei non ha parlato del Green Pass, ma oggi è il giorno in cui migliaia, decine, centinaia di migliaia di servitori dello Stato rimangono a casa senza stipendio per colpa sua. Lei parla di emergenza, avete rinnovato lo stato di emergenza, si parla anche di guerra. Ma lei se la ricorda nella storia una guerra nella quale il generale si sia preso il lusso di sospendere centinaia di migliaia di soldati del suo esercito sani e in salute che volevano servire lo Stato, medici che volevano lavorare per combattere il Covid nelle corsie? Non ho mai visto nella storia una guerra che si sia combattuta sospendendo dei militari, dei soldati, anziché prendendone di altri. Allora, questa è anche una misura recessiva, ovviamente, perché taglia la scuola, sarà una scuola pubblica più inefficiente, una sanità pubblica più inefficiente, tutto verso il privato, come è nella sua storia. Ovviamente ci sarà anche una recessione economica perché schizzano alle stelle le disdette di prenotazioni, di cenoni e di prenotazioni nelle strutture ricettive. Sembra quasi che lei voglia che l'Italia affondi in questo pantano. Allora io dico una cosa, se lei vuole che le persone si vaccinino, la cosa è semplice, le lasci libere e si vaccineranno, le lasci libere. E poi tolga i brevetti e tolga il margine di profitto alle case farmaceutiche. Se siamo in guerra, se siamo in emergenza, non c'è spazio per i profitti miliardari di persone che sono in combutta, spesso e volentieri, con chi prende le decisioni. E poi magari tolga anche lo scudo, perché la responsabilità si chiede ai cittadini nel vaccinarsi, ma va chiesta anche ai colossi farmaceutici per i prodotti che mettono sul mercato. E poi, ultima cosa, che sarebbe la migliore di tutte, se ne vada, andatevene, fatevi sostituire con persone più credibili di voi e la gente si vaccinerà, senza ricatti di Stato. Non esistono ricatti a fin di bene. Deputato Palazzotto, prego.